Ciao a tutti, buongiorno, intanto do il benvenuto alla nostra squadra partner, Società San Pio X, che siamo qua per iniziare a presentare qualche giocatore di questo progetto Academy Stinks San Pio. E in assenza di Coach Cassinelli, tra l'altro gli facciamo gli auguri per il suo compleanno, e introduco il presidente del San Pio, Diego Cavalli, Faccioli e Malagutti, che sono i primi due colpi di questo mercato, che andranno a fare la chioccia a una squadra prettamente giovane che parte dal 2003 fino al 2005, e quindi sono molto contento, ecco, perché questo testimonia il fatto che il progetto sta andando avanti bene, e devo dire, insomma, che questo pensiero che abbiamo avuto e questa idea che c'è stata già l'anno scorso, quest'anno si è ampliata con questo discorso di collaborazione a tre. Quindi adesso lascio la parola ai diretti interessati e vi ringrazio di essere venuti. Questi ragazzi che da una vita portano in giro il basket non solo in provincia di Mantova e non solo in Lombardia, ma anche in Italia, ringraziarli per un progetto che stiamo portando avanti da tanto tempo e che finalmente io sono convinto, perché sono anni che sono promotore di queste idee, che da soli non si va da nessuna parte e da soli non si riesce a fare niente. Si vuole l'esperienza e la collaborazione di tutti. Abbiamo dei nomi importanti e quindi mi fa molto piacere qui con me, vicino a me, questo famoso e famigerato Malagutti, che di cui se ne sente parlare e di cui ricordo benissimo una partita sola giocata contro di lui, che ci fece ben 64 punti, mi è rimasto impresso questo particolare. Andiamo indietro un po' di anni. Andiamo indietro un po' di anni, ma tutti dobbiamo entrare un po' di anni indietro. Però detto questo, è un progetto che, visti i momenti, viste le situazioni, dovrebbe accomunare sempre più gente, non tanto per fare delle selezioni, chiamiamole selezioni di campioni. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i nostri ragazzi stiano vicini allo sport, perché lo sport fa bene. Lo sport unisce, lo sport, le solite parole, ma lo sport è vero, che lo sport rende anche uomini. Quindi ringrazio ancora una volta, prima di lasciare la parola a Massimo Tosini, che sarà il vostro dirigente responsabile, vi ringrazio. Ringrazio qui l'amico Faccioli, che per la secondo anno rimane qui con noi, ci fa molto molto piacere. E ripeto, questo programma non vorremmo che si fermasse qui. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissimi ragazzi dietro il 2005. La prima vittoria l'avete già ottenuta voi, ed è quella che i ragazzi che dovevano andare in altre società si sono fermati a Mantova. Quindi vuol dire che loro credono nel nostro progetto, ma credono anche nei tre innesti che abbiamo messo dentro vicino a loro. Leonardo Malagutti, sono mantovano doc perché abito a Quistello e negli ultimi anni ho girovagato un po' nelle categorie minors. Negli ultimi due anni sono stato ad Alessandria e a Lumezzane in C-Gold, e quest'anno, diciamo, un po' a causa pandemia, un po' a causa studi arretrati, ho deciso di riavvicinarmi a casa. E diciamo che in questa scelta è stato determinante il coach Cassinerio, perché mi ha chiamato, ormai sarà passato quasi un mesetto, e dicendomi che mi avrebbe voluto qui a San Pio insieme a lui, e quindi già io un pochino pensavo di riavvicinarmi, poi mi è arrivata la sua telefonata e nella mia scelta lui è stato sicuramente determinante. Poi determinante è stato anche il progetto che c'è qui a San Pio, assieme agli Stinks di Mantova, che sicuramente dà entusiasmo. E come dicevo prima, la dirigenza, secondo me, puntare sui giovani è sempre una cosa molto positiva, e un po' mi dispiace che non ci fosse stato mio tempo, perché sono dovuto emigrare lontano per fare delle giovanili di livello, invece qua ci sono, e come ha detto prima il presidente, tanti giocatori che avevano offerte per andare via sono rimasti qua perché c'è un progetto valido, quindi questo sicuramente fa orgoglio, fa piacere, perciò sposo al 100% il progetto e speriamo che vada molto bene. Anch'io, come Leo, sono rimasto fortemente impressionato dalle parole che ha speso per noi Cassi, perché comunque ha avuto un impatto sulla mia scelta personale,
E soprattutto questa idea di passare dal fare il punto di riferimento come era l'anno scorso al diventare un po' la chioccia di un gruppo di giovani, quindi essere un punto di riferimento per i giovani, in cui l'obiettivo non sarà solo fare bene a livello personale, ma soprattutto far diventare qualcuno alla fine dell'anno un giocatore di un livello in più, questo è un passo che sinceramente speravo di fare da diversi anni, e adesso mi sento comunque nella condizione, a 26-27 anni, insieme a Leo, insieme a Stecca, comunque abbiamo secondo me l'età e l'esperienza giusta per impersonificare al meglio questa figura di un punto di riferimento, di modello a cui ispirarsi per i ragazzi di 15-17 anni. Insomma, è un progetto che la società San Pio secondo me ha studiato veramente bene, e posso dire che nel mio piccolo secondo me ha scelto anche delle persone veramente giuste, veramente affidabili. Queste sono parole un po' di augurio che facciamo adesso a giugno, e spero che a giugno dell'anno prossimo ci potrà essere un riscontro sul campo. Poi vabbè, come giocatore lo sapete come sono, ormai è diversi anni che sono qua tra Mantova, Quistello, Bancole, quindi non perdo ulteriore tempo in presentazioni, ma posso solo dire di essere veramente contento di essere stato riconfermato anche per quest'anno a Mantova. Questo era un po' l'augurio che mi sarei fatto 2 mesi fa, quando purtroppo si è interrotto tutto. Così è stato. Ci sarà un altro ragazzo, Steccanello Matteo, che ha nominato anche Simone, che sarà il terzo senior della nostra squadra top, che farà la C-Simbler. Sono 3 ragazzi su cui noi contiamo moltissimo, perché come già è stato accennato, questi ragazzi dovranno allevare i nostri giovinastri. Perché non dimentichiamo che nel gruppone che si è formato ci sono 2 2005, 4-5, 5-2003 e diverse, e 3-2004. Fra l'altro ce ne sono un paio in odor di altre società, perché alcuni di questi ragazzi erano stati contattati da società limitrofe sul Reggiano, sul Cremonese, eccetera. E grazie a questo progetto siamo riusciti a trattenerli in città. Perché il progetto Stinks, il progetto Academy, il progetto che stiamo portando avanti tutti insieme, che è nato l'anno scorso e che quest'anno si è consolidato, direi che ha posto delle basi importanti per la pallacanestro mantovana, per il futuro della pallacanestro mantovana, perché poi il progetto continua nelle annate successive, con il 2006-2007, che i nostri allenatori stanno già formando, stanno già istruendo, perché poi il progetto continua ad andare avanti anno per anno. Detto questo, ringrazio Casalvieri per l'ospitalità di questo bell'ambiente logisticamente perfetto, e poi auguro ai nuovi arrivati tutto il boom e tutte le buone cose che possono essere per fare un'annata di successo in un momento praticamente difficile, perché porre queste basi in un momento così difficile, dove c'è tutta ancora l'incertezza tra campionati o meno, noi che abbiamo deciso di fare un Under 18 eccellenza, se ci prenderanno, e una C-Silver, direi che è una cosa veramente, veramente importante. No, noi siamo pronti per fare questi tipi di campionato. Speriamo che il tempo e le condizioni ci consentano di farlo. E non ci siamo limitati a fare la squadra, a quei giocatori. Abbiamo messo uno dei nostri paletti come allenatore, quindi il maestro Borretti, come lo chiamano, maestro Borretti come aiuto assistente coach, perché essendo uno dei giovani che gravita attorno a noi, desideriamo che questo cominci anche lui a darci segnali di rinforzo, come sta già facendo. Cioè, però era giusto dire che dalle giovanili lui allena dei gruppi piccoli, pronti, 2008, molto validi, però insomma è giusto che anche lui si inserisca in questo contesto. Poi dopo aspettiamo di vedere il preparatore atletico, ma abbiamo una collaborazione con gli Stinks, lì magari saremo più precisi avanti.